puntata dedicata al pensiero di Giulio Cesare Vanini. Possiamo anzi dire che abbiamo finalmente scongiurato la, potremmo dire, la condanna di Vanini, dopo che per ben due volte il seminario, per causa di forza maggiore, è stato annullato. Finalmente ora si parte e riusciamo a fare questo seminario preannunciato da tempo, dedicato appunto al pensiero di Giulio Cesare Vanini come coraggio della filosofia. Ne parleremo insieme al professor Domenico Fazio, alla mia sinistra, che è ordinario di storia della filosofia all'Università del Salento e che si è occupato moltissimo del pensiero di Vanini e, oltre a quello di Vanini, anche a quello di Schopenhauer e di Nietzsche, in particolare all'Università del Salento, come sapete e vi avevo detto già a lezione, hanno uno studio attentissimo per la figura di Vanini, che appunto era un filosofo salentino, e quindi hanno portato avanti e continuano a portare avanti con grande attenzione gli studi vaniniani, in un'epoca in cui gli italiani cercano continuamente la fuga verso autori stranieri e, o quanto mai opportuno, anche in un'epoca così di crisi per la identità italiana, tornare a studiare gli autori nostri, specie se sono autori così importanti come Giulio Cesare Vanini. E non a caso lo stesso Hegel, nelle sue lezioni sulla storia della filosofia, presenta come uno snodo cruciale nella genesi del pensiero moderno, gli dedica molto spazio appunto. Ne parleremo poi insieme anche a Mario Carparelli, alla mia destra, ricercatore dell'Università del Salento, che non posso nemmeno definire uno studioso di Vanini, perché sarebbe ingeneroso, perché in realtà lui è Vanini redivivus, cioè è Vanini, nel senso che non solo lo studia con passione, ma ne ripercorre la vita in ogni sua movenza, continuamente fa ricerche sulla vita personale di Vanini, sui suoi processi anche. Di Mario Carparelli ricordo, dato che è tematico con il nostro seminario, il libro Morire allegramente da filosofi, un testo in cui ripercorre, facendo parlare Vanini, l'opera del filosofo salentino. E poi è in uscita adesso un lavoro molto attento ai documenti in cui si mostra appunto gli ultimi anni della vita di Vanini, quelli più tragici che portano poi alla sua esecuzione. Appunto, parleremo con loro della figura di Vanini e cercheremo anche di instaurare nel tempo possibile un dibattito con voi per fare luce su questa figura così importante. Il nucleo tematico al quale, intorno al quale orbiterà la trattazione, sarà quello del coraggio della filosofia, perché appunto Vanini, oltre che come grande episodio del pensiero moderno, è importante come episodio di coraggio della filosofia, cioè di quella capacità della filosofia, splendidamente manifestata da Bruno, da Campanella e da moltissimi altri pensatori, e di cui direi che Vanini in questo senso rappresenta forse l'apice assoluto, la filosofia che si oppone al potere, la filosofia che in nome della verità che testimonia paga sulla propria pelle le conseguenze anche più drammatiche, come appunto il caso di Giulio Cesare Vanini. Non rubo altro tempo alla discussione e cedo subito la parola al professor Domenico Fazio. Allora, grazie a Diego Fusaro, grazie a Giuseppe Girgenti per il vostro invito, grazie a voi per essere qui presenti. L'idea di fare questo seminario è nata nel Salento in occasione della presentazione del tuo libro, del libro di Diego Fusaro, intitolato Il Coraggio. E questo libro dedicato al coraggio contiene 4 menzioni di Giulio Cesare Vanini. E allora da lì è nata l'idea di ragionare un po' di Vanini come esempio di coraggio della filosofia. E io vorrei provare ad esporvi questa tesi, che se Vanini non ha teorizzato una filosofia del coraggio, come potrebbe essere per esempio il sapere aude di Kant, no? Ha praticato però il coraggio della filosofia. E questo lo farò adesso. Io non lo so quanto voi conosciate della vita di Giulio Cesare Vanini, potrei raccontarvela, e avevo pensato di iniziare così, se per voi va bene, e poi pensavo di dedicare la seconda parte della nostra chiacchierata ad alcuni snodi del suo pensiero, perché la vita di Vanini è un esempio di coraggio della filosofia, dunque penso che da questo punto di vista merita di essere raccontata. Del resto di Vanini si sa poco, di Vanini si studia poco, e c'è un fatto un po' paradossale, cioè che fino a qualche anno fa nei manuali di filosofia
c'era un capitolo dedicato a Vanini, c'era un capitolo nel grande manuale di Ludovico Geymonat, per esempio, dove si diceva che Vanini è il principe dei libertini italiani. Allora, qui una prima nota che andrebbe fatta è sul significato di questo termine libertino, che non è, come voi ben sapete, il termine che denota in senso negativo i comportamenti di qualcuno, ma libertino è da libertus, cioè colui il quale è stato liberato da che cosa? Dai pregiudizi, dalle superstizioni, eccetera. Quindi libertino come libero pensatore. Poi il concetto, quindi libertinismo come fenomeno erudito, come fenomeno di cultura. Questo è un movimento che si sviluppa soprattutto nella Francia del 600 e ovviamente un movimento che non ha i connotati di una scuola vera e propria, come posso dire, non è un movimento compatto, no? E soprattutto si esprime attraverso la letteratura clandestina, quindi si conosce poco, però ci sono degli studi molto importanti su questo tipo di letteratura. E invece la connotazione negativa in senso morale, per cui uno libertino e uno di facili costumi, è il risultato degli attacchi, degli avversari, dei libertini di allora a quei pensatori. Dunque, quando noi parliamo di principe dei libertini italiani, vuol dire il principe dei liberi pensatori italiani, e questa era Geymonat nella sua Storia della filosofia, quella grande. E invece, per esempio, Nicola Bagnano, nell'altra Storia della filosofia, quella per l'università, dice il pensiero di Vanini nessuna originalità. E qui bisogna dimostrare che non è così. Ma poi, se andiamo avanti, non c'è, per esempio, in Abbagnano Fornero, non c'è più il capitolo su Vanini. C'era un paragrafetto in cui si diceva che Vanini è l'ultimo rappresentante dell'aristotelismo padovano. Questo in parte è vero, ne parleremo. Adorno, Gregori, Verra, e qui abbiamo Gregori, che è uno dei massimi studiosi del libertinismo a livello mondiale, eppure il paragrafetto su Vanini è piccolino e si dice che Vanini conduce alle estreme conseguenze il naturalismo rinascimentale. Poi c'è il vostro maestro Reale Antiseri, c'era un accenno a Vanini come seguace di Pomponazzi, questo accenno ora è sparito, nell'ultima edizione del Reale Antiseri questo accenno a Vanini non c'è più. Eppure proprio a Giovanni Reale e a Giuseppe Girgenti dobbiamo la pubblicazione di questo, che è il volume della edizione delle opere di Giulio Cesare Vanini, che è stato realizzato da Mario Carparelli e da un altro studioso salentino, Francesco Paolo Raimondi. Quindi questo è un merito vostro, insomma, l'uscita di questo testo, che ha un significato molto, molto importante, perché dire che Vanini può essere pubblicato in questa collana che raccoglie i classici del pensiero occidentale significa dire che Vanini è uno dei classici del pensiero occidentale, cioè significa dargli questo riconoscimento che da Hegel, no? A partire da Hegel, mi pare meritato, ma anche questo è un tema che vedremo nella nostra chiacchierata. E un altro che ha bucato clamorosamente Vanini è recentemente Umberto Eco. Voi sapete, è uscita adesso questa pubblicazione L'età moderna e contemporanea, che veniva data come supplemento della Repubblica. Lì ci sono delle belle voci di filosofia, è un lavoro eccellente, però non c'è la voce Vanini. Eppure, proprio Eco aveva citato Giulio Cesare Vanini nell'Isola del giorno prima, che è uno dei suoi romanzi. Quando avevo più o meno la vostra età, ammiravo quello che è stato per me come un fratello maggiore. Come un filosofo antico lo chiamavo Lucrezio, ed era un filosofo anch'esso, e prete per giunta, è finito sul rogo a Tolosa, ma prima gli hanno strappato la lingua e l'hanno strangolato. Questo era Giulio Cesare Vanini nell'Isola del giorno prima di Eco. Dicevo, è paradossale questo fatto, cioè che mentre Vanini diventa uno dei classici del pensiero occidentale, e sparisca dai manuali di filosofia. Ecco perché secondo me vale la pena discutere oggi di Vanini, ecco perché secondo me valeva la pena e varrebbe la pena di raccontare un po' la sua vicenda, anche la sua vicenda biografica, e quindi è da qui che vorrei cominciare. Cioè dalla vita di Giulio Cesare Vanini, che nasce nel Salento, ma non è salentino di origini perché i suoi genitori vengono dalla Lunigiana. Nasce a Taurisano, e nella Enciclopedia di Diderot e d'Alembert troviamo una voce che riguarda Giulio Cesare Vanini, ma siccome non potevano scrivere Giulio Cesare Vanini, scrivono Taurisano.
e la voce taurisana nell'enciclopedia tratta della figura e del pensiero di Giulio Cesare Vanini. Nasce nel 1585 e le notizie su Vanini sono molto frammentarie, perché Vanini ha, come dire, scontato una damnatio memoriae, per cui c'è stato tutto un lavoro, c'è stato necessario tutto un lavoro di ricostruzione sulla base delle fonti, dei documenti, delle lettere, di testimonianze, materiali d'archivio, eccetera, perché si riuscisse a mettere a punto quella che secondo me può essere una biografia ancora provvisoria di questo pensatore. Però, per esempio, noi sappiamo, questo con una qualche certezza, che la famiglia di Vanini era una famiglia piuttosto agiata. Il padre faceva l'intendente di una famiglia nobile, come dire, era quello che amministrava i beni di questa famiglia, che era una famiglia di duchi, e dunque, insomma, avevano abbastanza sostanza. E questo è importante per capire che Vanini non è che si fa prete perché non poteva studiare altrimenti, ok, no, avrebbe avuto la possibilità di studiare ed essere, diciamo così, mantenuto dalla famiglia, eppure si fa prete. E infatti Giulio Cesare Vanini si fa prete a Napoli, entra nell'ordine carmelitano nel 1603 col nome di Fra Gabriele. Un altro punto che riguarda questo aspetto della sua biografia è questo: per tutto un certo periodo si è pensato che Vanini fosse il fratello minore, perché Vanini ha un fratello che si chiama Alessandro, che è uno dei personaggi del suo dialogo De Admirandis. Si è scoperto poi, quindi, se fosse stato il fratello minore, sarebbe stato quello che, secondo la legge del maggiorasco, non avrebbe avuto diritto all'eredità, ecco perché si sarebbe fatto prete, dunque non per vocazione. Invece scopriamo che Vanini, una scoperta piuttosto recente, che Vanini era il fratello maggiore e che infatti ha avuto l'eredità da parte del padre, e su questa eredità magari torneremo un attimo. Dunque non si è fatto prete perché aveva bisogno perché non aveva l'eredità, ma si è fatto prete evidentemente perché sentiva in sé una vera vocazione. E Vanini dunque, diciamo così, non è sbagliato pensare che sia entrato nell'ordine dei carmelitani per motivi pratici. C'è entrato perché effettivamente, probabilmente, era un vero credente. Finirà bruciato vivo come ateo, no? Quindi c'è tutta una parabola che dovremo seguire. Ma sulla vocazione di Vanini, insomma, possiamo essere abbastanza sicuri. A Napoli si compie la prima formazione di Giulio Cesare Vanini, e qui abbiamo dei problemi di carattere storiografico, e questo sarebbe un tema molto interessante per ricerche da svolgere ancora, perché non sappiamo molto sulla formazione napoletana di Vanini. Noi sappiamo che lui ha studiato sistematicamente la filosofia sui testi di un averroista medievale che si chiamava Bacconio, Giovanni di Bacontorp. E questo era il testo, il libro di testo che veniva usato dai carmelitani. Però non sappiamo quali siano state le sue letture. Sono state fatte delle congetture sulla base della cultura che circolava allora a Napoli, ma documenti che attestino questo non ne sono ancora stati rinvenuti. Dunque questo è un tema che, secondo me, cioè la formazione napoletana di Vanini, è un tema che sarebbe degno di essere approfondito, per esempio in una tesi di dottorato, eccetera. Dicevo, le congetture. Beh, a Napoli che cosa circolava a quel tempo? Circolava qualche cosa del pensiero di Campanella, qualche cosa del pensiero di Bruno, e poi c'era Pontano, c'era stato Pontano, l'umanista napoletano materialista, e c'era a Napoli c'era Della Porta, che era noto per i suoi interessi per la magia, per il famoso museo di Della Porta, dove convenivano conservate le cose più strane,
Un eco di queste cose è possibile trovarlo in Vanini, nella sua passione per gli admiranda, cioè le cose meravigliose, per il meraviglioso. De Admirandis si chiama la sua seconda opera. Però, ripeto, qui stiamo lavorando su congetture, così come possiamo congetturare che già a Napoli lui abbia potuto leggere qualche cosa di Pomponazzi, e Pomponazzi lui lo chiama sempre il preceptor meus, eccetera, e Pomponazzi significa già una certa scelta. E poi possiamo pensare che già a Napoli abbia letto qualche cosa di Machiavelli. Machiavelli è anche uno degli autori che influenzano molto il pensiero di Giulio Cesare Vanini. Si laurea a Napoli in diritto, in utroque iure, cioè diritto civile ed ecclesiastico. Probabilmente l'idea dei genitori è che diventi lui poi l'amministratore dei Lopez di Noghera, no? Che quindi faccia la carriera del padre, e per questo gli hanno fatto studiare diritto. Ma invece Vanini cosa fa? Si trasferisce a Padova per studiarvi filosofia, e la data è, anche questo è un fatto discusso, controverso, perché qualcuno pensa che Vanini si sia, anzi fino ad oggi si è pensato che Vanini si fosse trasferito a Padova nel 1608, qualcun altro dice no, forse nel 10. Questo significherebbe che lui è stato a Napoli per 9 anni e che quindi la formazione filosofica di Vanini sia avvenuta più a Napoli che non a Padova. Il soggiorno padovano dura appena meno di 2 anni, perché nel 12 poi succede quello che vi sto per raccontare. Ma Padova che significa da un punto di vista filosofico? Padova significa da una parte la cosiddetta libertas patavina, no? Cioè il fatto che l'Università di Padova, gravitando nel territorio di Venezia, potesse godere di una certa qualche libertà di pensiero in più rispetto, che ne so, a Bologna, che stava proprio nello Stato Pontificio, eccetera. Questo. Dall'altra parte Padova era il centro del cosiddetto aristotelismo eterodosso, cioè dell'aristotelismo averroista e alessandrinista, non tomista. È quell'aristotelismo per cui l'intelletto agente, questo, tutto si gioca su una pagina del De Anima, no? come Giuseppe Girgenti ci insegna, e l'intelletto agente viene visto da questi interpreti di Aristotele come separato rispetto all'intelletto individuale, e questo significa che se l'intelletto agente è separato, questo significa che l'anima individuale è mortale. E quindi aristotelismo eterodosso. Dall'altra parte Padova è la sede nella quale si elabora la cosiddetta logica della scuola di Padova, che precede in qualche modo e prepara il metodo galileiano delle sensate esperienze e certe dimostrazioni. Cioè dunque Padova è, diciamo, all'avanguardia nella filosofia di quell'epoca. E anche di Padova noi sappiamo poco di quello che ha fatto Vanini. A quel tempo a Padova insegnava Galilei, ma non sembra che Vanini sia stato ad ascoltare Galilei. Sembra invece che sia stato ad ascoltare quel Cesare Cremonini che non aveva voluto guardare nel cannocchiale di Galilei, cioè l'avversario, dunque, l'avversario di Galilei. Ma di Cremonini dovremo riparlare, perché Cremonini non è che non volle guardare perché era contrario alle scienze, non volle guardare per prudenza, non aveva il coraggio della filosofia, no? E quindi non volle guardare nel cannocchiale di Galilei. Non sappiamo però, ripeto, che cosa lui veramente abbia studiato a Padova. Abbiamo i documenti che attestano la sua iscrizione al corso di laurea di filosofia dell'epoca, ma non sappiamo nulla di più. Ora, mentre Vanini si trova a Padova, come un fulmine a ciel sereno arriva un provvedimento disciplinare del generale dell'ordine, che si chiamava Enrico Silvio, e questo generale dell'ordine gli intima di ritirarsi in un convento della terra di lavoro, sarebbe in Calabria. Chi di voi ha studiato Campanella si ricorda del povero Campanella che veniva spedito in Calabria e poi se ne scappava, veniva ripreso e veniva rimandato in Calabria, e gliel'hanno fatta 5-6 volte questa cosa. Perché appunto questi erano conventi sperduti, dove significava per un intellettuale era la morte civile, non c'erano i libri, non si poteva parlare con nessuno, non c'era possibilità di scambio culturale, niente, e quindi una punizione del genere era una punizione molto dura.
Insieme a lui viene spedito in Liguria un altro fraticello, un confratello che si chiama Giovanni Maria Genocchi o Ginocchio a seconda delle grafie. E dunque i due si trovano costretti a prendere una decisione, cioè obbediscono o scappano via. E qui comincia la vicenda, il secondo tempo della vita di Vanini, cioè la vicenda del Vanini fuggiasco, del Vanini inseguito, perseguitato, del Vanini spiato, del Vanini dei complotti, addirittura della diplomazia internazionale che riguardano Vanini, e la vicenda che poi termina con il rogo. Perché ovviamente scappare significa non sottomettersi, fuggire significa non sottomettersi agli ordini del generale, dell'ordine, quindi significa immediatamente mettersi fuori dalla comunità. E come fanno a scappare e dove vanno? Vanno in Inghilterra. E perché vanno in Inghilterra? Perché in Inghilterra c'è ormai la Chiesa anglicana e tra cattolici e protestanti giocano a farsi i dispetti, cioè giocano ad attirare i dissidenti e a far sì che costoro poi scrivano delle opere in cui parlano male della loro vecchia religione, della loro ex religione. Ci sono diversi casi di fuoriusciti italiani in Inghilterra che devono convertirsi all'anglicanesimo e devono aiutare gli anglicani a fare propaganda contro il cattolicesimo, ma ci sono anche casi contrari, cioè casi di protestanti che vengono in Italia e che devono scrivere poi delle opere contro il protestantesimo. Cioè questa è una politica che consiste nell'incoraggiare le apostasie, come si dice, perché appunto gli apostati poi devono servire come propagandisti. Dunque loro decidono di scappare in Inghilterra e lo fanno tramite l'ambasciatore inglese a Londra, cioè entrano subito in gioco le diplomazie internazionali. L'ambasciatore inglese a Londra che li riceve e fa in modo che possano fuggire non da Venezia, perché sarebbe troppo compromettente, ma da Bologna, Stato Pontificio, cioè quelli scappano dallo Stato Pontificio. Scappano inseguiti, perché naturalmente quando in convento si rendono conto che Vanini e Genocchi sono scappati, si mettono all'inseguimento, però riescono in qualche modo a raggiungere l'Inghilterra. Riescono a raggiungere l'Inghilterra e finiscono nelle grinfie di un altro personaggio che è conosciuto nella storia della filosofia, che è George Abbott. George Abbott è colui il quale era stato tra gli accusatori di Giordano Bruno, perché aveva assistito alla famosa disputa di cui Bruno racconta nella Cena delle Ceneri, e poi aveva scritto una lettera in cui parlava di Giordanus Brunus Nolanus, che è un nome lunghissimo e altisonante, mentre lui è basso e corto, ed è uno che copia e plagia, e io lo so perché ho letto quello che lui ha detto, e tutto il resto. C'è una lettera di fuoco di Abbott contro Giordano Bruno, in cui appunto viene accusato di plagiare Ficino, eccetera, cioè voleva fare stare in piedi la teoria copernicana, e via discorrendo. Dunque costui è un personaggio infido, questo Abbott, che all'epoca poi è diventato primate d'Inghilterra, quindi un uomo potentissimo, sarebbe dire il papa anglicano. E Vanini va a finire a casa di George Abbott, fa la biura del cattolicesimo, si converte all'anglicanesimo e viene ospitato in casa di Abbott, il quale gli mette a disposizione la biblioteca perché lui possa studiare e scrivere appunto contro la religione cattolica. Ma come all'epoca Giordano Bruno aveva avuto il desiderio di visitare le grandi università britanniche, così Vanini chiede di poter andare a visitare, se non Oxford, almeno Cambridge. E durante questa visita a Cambridge c'è una spia di Abbott che gli viene messa alle calcagna, e la spia di Abbott comincia a sapere che Vanini non era tanto contento di questo suo soggiorno londinese, che si sentiva isolato in questa dimora del primate, che non aveva contatti più con nessuno, che insomma stava cominciando a pensare di tornare di nuovo in seno alla Chiesa Cattolica. Anzi, forse aveva preso contatti per poterlo fare. E dunque la spia riferisce ad Abbott e Vanini viene imprigionato. E viene imprigionato anche il suo amico Genocchi, il quale, poveretto, magari non aveva fatto niente, però per il solo fatto di essere amico di Vanini, vengono presi tutti e due e chiusi nella Torre di Londra.
Genocchi scappa di notte calandosi con le lenzuola. Questo aggrava la posizione di Vanini, che a questo punto viene processato e condannato e dovrebbe essere giustiziato, ma a un certo punto Vanini sparisce. Come fa Vanini a sparire? I documenti storici ci dimostrano che c'è una congiura internazionale ordita dalla monarchia di Spagna, sono cattolici, per riportare Vanini sul continente, e gli spagnoli riescono con una nave a far salire Vanini su questa nave, non si sa come, probabilmente non si sa se corrompendo le guardie o addirittura con delle complicità più ad alto livello, addirittura si pensa che lo stesso re d'Inghilterra abbia in qualche modo autorizzato la fuga di Vanini per evitare ulteriori complicazioni, eccetera eccetera, e dunque insomma Vanini torna sul continente e viene portato a Bruxelles presso la sede del nunzio pontificio a Bruxelles. Qui fa abiura dell'anglicanesimo, ritorna in seno alla Chiesa Cattolica e deve poi recarsi a Parigi perché deve insomma in qualche modo completare questo suo percorso di espiazione di questo peccato che ha commesso, e a Parigi riesce ad avere il permesso di utilizzare la biblioteca della Nunziatura parigina, che è una biblioteca dove ci sono anche dei libri proibiti, e studia e scrive che cosa? E qui c'è un primo problema. Scrive un'opera che si intitolerebbe Apologia del Concilio di Trento e chiede al nunzio apostolico di poter pubblicare quest'opera, Apologia del Concilio di Trento. Il nunzio scrive a Roma e dice: ah, qui c'è Vanini che ci avrebbe quest'opera che vorrebbe pubblicare, io però non so prendere una decisione, ditemi voi quello che devo fare. E da Roma gli dicono: fate venire a Roma Vanini con la sua opera. Ovviamente Vanini non si fida, perché se arriva a Roma lo incarcerano immediatamente, quindi scappa una seconda volta. Scappa a Genova insieme con Genocchi, che era di Genova e che sperava a Genova di poter avere qualche protezione, eccetera. Dunque i due fuggono a Genova, ma a un certo punto, mentre si trovano a Genova, Genocchi viene arrestato e non verrà più liberato. E a questo punto Vanini fugge ancora una volta, e vedete, inseguito dall'Inquisizione adesso, no? Viene perché dal momento in cui si è rifiutato di presentarsi a Roma presso il Papa è l'Inquisizione che prende in carico la vicenda di Vanini, quindi ora è inseguito dall'Inquisizione. La situazione è andata sempre peggiorando: prima lo inseguivano quelli dell'ordine, poi lo inseguivano gli inglesi, adesso lo insegue l'Inquisizione. E povero Vanini dunque fugge a Lione in Francia, dove pubblica la sua prima opera, che si chiama Amphitheatrum Eterne Providentiae, è il 1615, e l'opera viene pubblicata con l'imprimatur della censura. Io vi posso leggere l'approbatio, che dice che non sono sviluppate tesi estranee alla fede cattolica e romana, ma vi sono contenute acutissime argomentazioni secondo la santa dottrina dei maestri in sacra teologia e con quale utilità. Cioè l'opera supera il vaglio della censura e viene pubblicata nel 15. Amphitheatrum Eterne Providentiae, l'anfiteatro dell'eterna provvidenza. 1616 Vanini pubblica la sua seconda opera, De Admirandis Nature Arcanis, I meravigliosi segreti della natura. Anche qui l'opera viene pubblicata con l'approvazione della censura, si dice che i dialoghi debbono essere dati alle stampe in quanto molto sottili e meritevoli. Dunque le due opere di Vanini che a noi sono pervenute, sia l'Amphitheatrum che il De Admirandis, sono stampate con l'imprimatur della censura. Qui sono i censori addirittura della Sorbona, cioè quindi non sono dei censori, come posso dire, degli sprovveduti, sono dei sottilissimi dottori in teologia, quelli che approvano l'opera di Vanini. Però accade questo, che l'opera a Parigi ha un immediato successo, soprattutto negli ambienti libertini, e questo si viene a sapere, e allora insomma i censori sono costretti a rivedere il proprio giudizio e a condannare l'opera, che viene bruciata pubblicamente in piazza
a Parigi. A questo punto Vanini è costretto a scappare ancora una volta. Scappa, questa volta sotto falso nome, col nome di Pompeo Ugilio, il nome è costruito con Giulio Cesare, quindi Pompeo, Giulio Ugilio. Pompeo Ugilio, poi lo trasformeranno in Lucilio i francesi, e scappa a Tolosa. Scappa a Tolosa, che è la capitale del cattolicesimo francese, quindi fa un gioco d'azzardo di quelli terribili, cioè dice io mi vado a mettere proprio, come dire, nelle fauci del leone e vediamo che cosa succede. E a Tolosa in realtà lui riesce a lavorare per 2 anni, ha delle protezioni in alto loco, c'è un nobile di tolosano che lo ospita in casa sua, lui fa il precettore privato e ha diversi allievi, tra i quali sembra addirittura anche il figlio del presidente del tribunale che lo condannerà a morte. E dunque per 2 anni Vanini riesce in qualche modo a vivere lì, facendo l'insegnante, insegnando dunque le sue dottrine. Ora, fatto sta che a un certo punto però viene arrestato. Viene arrestato da chi? Dalla polizia, non dall'Inquisizione. Cioè il braccio che lo arresta e poi lo processa è, come dire, è civile, non ecclesiastico. Perché? Perché Vanini viene accusato di ateismo, ma poiché i re di Francia sono re per volontà di Dio, dire che Dio non esiste significa dire